Baldassari che torna in linea di galleggiamento e ora può andare a tirare per il sorpasso. Thomas dentro con Strautins che perde il duello fisico. Gran giocaio, squadre attaccate in questi primi 5 minuti. Cooley mette giù, poi nell'angolo l'extra pace per liberarla prima di Rashawn Thomas. Dall'altra parte Benford cavalca Polunara, il movimento da parte di Thomas che vorrebbe palla in toss per attaccare Peric con lo step-back, è una gran giocata da parte per Polunara, per Thomas, per Jenny Smith. Arriva l'aiuto di Thomas con Gentile. Thomas pronte a canestro, non è ripresa che non va a bersaglio. In pausa di Peric dall'altra parte, Sanders arriva al gol. Coach Amir non è assolutamente uno sprovveduto, guardando le partite ovviamente se deve attaccare un giocatore del quintetto della Dinamo attacca Jamie Smith, però non c'è stato anche la Yulden, però purtroppo Dinamo ancora un po' imprecisa nell'esecuzione. Thomas spara da tre, la mette, Rashawn Thomas è la prima. Ha chiesto il cambio di difesa probabilmente a zona per i suoi giocatori, cerca di essere ancora più dinamico, ma questo è il modo migliore. Den prova a entrare nella partita casualmente anche con l'uscita di Tyrus McGee. Thomas allo scadere del cronometro del primo quarto. Ora benissimo a rimbalzo c'è Dishon Pierre, vediamo se il banco di Sardegna riesce a dare sfogo alla transizione. C'è il tiro di Rashawn Thomas che può, con errore rimbalzo per Cooley, corre dall'altra parte Stefano Gentile, si affida al post basso di Rashawn Thomas, il movimento di square up, pallone sputato fuori e poi ancora dentro, vuole l'uno contro uno a tutti i costi e segna con il fallo. Sono già due o tre canestri che la Dinamo paga dazio pesantissimo, adesso sullo screen the screener sceglie di alzarsi Rashawn Thomas che mette una bomba fondamentale. Le mani di Cooks vincendo la lotta a rimbalzo, allora 5 secondi per il tiro della Dinamo, lo prende Rashawn Thomas! Ancora dal punto di vista difensivo e ora prova a spingere la transizione, anche se poi ci si accontenta tra virgolette di attaccare a difesa schierata. Thomas pensa per un istante alla tripla, poi va dentro fino al capolinea, ci mette anche la schiacciata. Rush stavolta per Wurzburg che attacca con Cameron Wells, prova a puntare spesso il pallone che circola sul perimetro. Cooks e la stoppata, la chase down. Bisognerebbe stare anche attenti a questo tipo di cose perché potrebbe, con l'Instant Replay o comunque con l'arbitro, che potrebbe essere chiamato al tavolo. Grande azione di Rashawn Thomas. Florian Koch che ha fintato il tiro da tre, poi ha cercato di andare sotto ma è stato fermato. Riceve Polonara, fuori ancora per Spissu. Thomas non rifiuta la tripla frontale, fa bene perché segna. Spissu fa saltare, Thomas la deve prendere, la manda corta, rimbalzo lungo che è preda di Koch. Xavier Cooks è già dall'altra parte ma viene cancellato da Rashawn Thomas. A questa partita Gentile prova a mettere ordine anche nelle spaziature della Dinamo. Il movimento di Polonara raccolta il palleggio, Rashawn Thomas cerca di partire da lontano contro Devin Oliver, tiro difficilissimo ma ormai Rashawn Thomas trotzdem durchaus eine Position in der Mike Forrest das Ding treffen kann. Rashawn Thomas, bisher haben ihn die Würzburger exzellent unter Kontrolle. Da ist er, Rashawn Thomas, auch hier gute Hände. Thomas jetzt aber mit seinen ersten Zählern. Rashawn Thomas, Devin Oliver, 5 von 5 von der Freiburg-Linie, fast der Stil. Rashawn Thomas. Das verfolge ich alles und da bin ich auch immer auf dem aktuellen Stand. Also überhaupt auch München, wo ich früher gespielt habe, oder in Offaldeuro, da verfolge ich immer, was so passiert. Guter Pass und dann Korb und dann sind es einfache Zähler. Und jetzt könnte man über eine Auszeit nachdenken.
Sean Thomas. Da muss die Hilfe kommen. Sean Thomas gegen Mike Morris, gut verteidigt. Und dann unterm Korb. Tyrus. Sean Thomas, verteidigt von Gabriel Olajeni. Thomas aus der Mitteldistanz. Und das ist so cool, dass die nicht passieren dürfen. Konzentrationsfehler beim Einwurf auf Würzburger Seite. Wieder Thomas gegen Fuchs. Geht zum Korb, ist das gut von Sean Thomas. Nochmal sei erinnert. 6 Punkte haben die Würzburger in einer Minute gut gemacht. Auf Sardinien. Aber jetzt lassen sie viele ein. Tagge fuori benissimo Justin Knox, Smith ancora avanti a servire Thomas, quello di Gambero contro uno a depositare anche Thomas, gioco con Smith che supera la metà campo prestato proprio dal Cavaliero, lo scambio con Polonara, sale anche Thomas, giocano a due, poi Thomas ha un controllo del corpo che è in sottomano di sinistro, il pallone perso ancora una volta da Trieste, la schiacciata ancora una volta. Sanders non trova spazio, Knox manda via Wright, sale Dragic, riesce a tagliare, poi perdere il pallone però dalla parte opposta, il contropiede andato a concludere con la schiacciata a 2 minuti dall'ultimo mini intervallo, il taglio di Peric, Strautins lo serve in qualche modo, può andare Peric, stoppato anche. Arriva ancora un errore, questa volta per Moraschini, si resta sullo 0-0 dopo meno di 90 secondi di gioco. Intanto vi ricordo che i playoff erano già cominciati con la sfida, la gara 1 della serie tra la numero 1 e la numero 8, la Run Exchange che ospitava la Coppa Italia per l'Abbi Vendisi e quindi l'Abbi Casa Vendisi, quindi sono due squadre che piano piano si toglieranno questa scimmietta dalle spalle e cominceranno a giocare la loro pallacanestro. La serie è già cominciata. Trenis, il conduce Pierre, manda a schiacciare un Thomas. La gran tripla che va il pareggio a 12 per l'Epi Casa, 3-37, schiena canestro per Sean Thomas, tiro dorsale di forza. Strepitosa esecuzione del 24. E a Brindisi lui aveva trovato la sua situazione ideale. La partenza di Spissu nell'angolo, grande tiro, preso e mandato a bersaglio dal solito Rashon. Tu hai fatto un grandissimo difensore, questo sì. È un gran merito. Pierre dentro per Thomas, contro Rush, qualche centimetro di vantaggio, ma Rush potrebbe provare a difendere. In realtà fa una scelta che inizia il terzo nel migliore dei modi, penetrazione, arriva a 11. Ed è, porta i suoi a meno 2. Arriva il primo invece, assalto al ferro di Thomas che si era un po' fermato. Spesso fa male alle difese. Ora il pallone per Spissu, inseguito da Green per Dyson Pierre. Bello anche questo triangolo. Si muove Thomas, riceve e schiaccia. Mai visto un giocatore. 2-13 rimbalzi nella sfida. Le Vunere, prima iniziativa di Mizzo, palla persa e va Thomas in contropiede. Dai, vai, palla di ritorno di Spissu. Se deve far trovare poco, come ha fatto Wright. 5-4, arriva anche il bersaglio dalla lunetta per lo sloveno. La palla parlante di Tyrus che manda a segnare una tripla. Ha imparato la lezione. Questo è poco, è molto vero, cioè nel senso che le sue squadre difendono, sanno cosa devono fare, mettendo in difficoltà la caratteristica, quella che ti ho nominato io, uno penetra e 4 maglie bianche sono molto buoni. Sta effettuando una ottima stagione, poi questa richiesta da parte di Pesaro. Ribalta dell'agonismo e quelli che sono i suoi convincimenti dal punto di vista tecnico-tattico, buona penetrazione sul fondo, ancora lo scarico. Mamma mia, Mokcevicius che come dicevamo non è riuscito assolutamente ad esprimersi al meglio in questo inizio di partita. Non riescono a trovare la linea di tiro, ultimi 7 secondi, Moldardi fa fine in fondo, stoppato però. 9 minuti dalla conclusione del match, Gentile, Polonara, Smith. Va in penetrazione, lo scarico su Thomas, il tiro da 3 punti e va a segno. Quando siamo a meno di 4 minuti dalla conclusione della partita, scarico centrale Thomas, segno. Gioca un altro ruolo, naturalmente il migliore è Mitchell Watt con 20, è la prima da questo punto di vista del nostro torneo. La Rey è una squadra estremamente fisica, mentre qui a rimbalzo però fa il
il vuoto. Thomas e a differenza colossale sulla situazione. Uscita di Pierre che ha ricevuto, palla in mano a McGee, vuole ancora Thomas, vogliono attaccare a Fendi. Thomas arresto. La bravura di Watt in questo caso a giocare anche con i 24, andare a segnare proprio quando stavano per esaurirsi. Dall'altra parte Thomas a dare una risposta, sbloccato. Vuol dire più 16 Reier. Sassari in attacco con Maggie. Peter Roll con Thomas che si muove, riceve all'altezza della lunetta, vuole attaccare Stone, lo sposta, si protegge, mano sinistra. E tiratore rispettabile, tra l'altro anche dall'arco, visto il 32 su 68 prima di questa gara. Potrebbe essere fondamentale anche a marcare in caso Thomas, peraltro ottimamente contenuto da Cerella in gara 1. Ecco Thomas che riesce a farsi largo, trova il gancio per la prima volta. 7 per l'Umana Reier e il pubblico del Taliercio a sostenere lo sforzo degli oro granata. Thomas e qui va da Gentile che ha di fronte Tonut, blocco di Thomas che rolla la stoppata di Biliga, c'è rimbalzo offensivo di